Salve a tutti, in questo nuovo video in cui continuo con il richiamo alla teoria degli insiemi e alle operazioni di insieme. Allora, possiamo dire che un insieme, ad esempio C, si indica sempre con la lettera maiuscola, è un sottoinsieme di F, quindi è incluso in F, quindi C è incluso in F, se dai diagrammi di Venn o di Euler-Venn accade una cosa del genere, in cui c'è F e al suo interno c'è C, dove al massimo, cioè al limite, può accadere che C possa coincidere con F. E qual è la condizione quindi affinché un insieme sia un sottoinsieme di un altro insieme? Quindi che un insieme deve essere contenuto all'interno e quindi se C appartiene ad F, allora segue che, anzi è una questa relazione implica in tutti e due i versi, quindi è vero sia leggendolo da sinistra che leggendolo da destra, per ogni x appartenente a C, segue che x appartiene anche ad F. Dell'ogio che se abbiamo qui degli elementi A, B, C, eccetera, eccetera, essi ovviamente appartengono anche all'insieme F. È importante anche definire le operazioni tra gli insiemi. E per prima operazione io direi che è importante definire l'unione tra insiemi. Quindi chiamiamo ad esempio C insieme unione tra A e B. Allora, ci aiutiamo sempre con i diagrammi di Venn, questo l'insieme A, questo è l'insieme B, e ho fatto anche in modo che ci siano degli elementi in comune. Ovviamente l'insieme unione darà come risultato sarà quell'insieme che avrà tutti gli insiemi che appartengono. Tutti gli elementi che appartengono solo ad A, gli elementi comuni e gli elementi che appartengono solo a B. Quindi A è costituito dagli elementi ABC. L'insieme B è costituito dagli elementi CDE. L'insieme C sarà costituito dagli elementi A, B, C, D ed E. Ed ovviamente sarà tutto questo insieme. Poi l'operazione intersezione tra due insiemi dà come risultato quegli elementi che appartengono solo agli elementi comuni. Quindi, se il nostro C è uguale ad A, questo simbolo si legge intersezione di, può essere anche un insieme vuoto, se non ci sono elementi comuni. Intersezione è composta dagli elementi comuni. Nel caso precedente C avrebbe dato come unica soluzione proprio l'elemento C, perché se vi ricordate, siamo usciti una ricetta, l'unico elemento comune era proprio C. Benissimo, adesso spieghiamo l'insieme differenza. Stavolta possiamo avere due insiemi, li chiamiamo
C1 e C2. A meno B, C2 e B meno A daranno luogo ai seguenti insiemi, da queste A, queste B. C1 è A meno tutti gli elementi di B, quindi rimane solo la parte, cioè rimangono solo gli elementi di A che non appartengono a B, mentre B meno A è esattamente il contrario, cioè sono tutti gli elementi di B che non appartengono ad A. Quindi se tornassimo all'esempio precedente, A meno B sarebbe stato composto dagli elementi AB e B meno A sarebbe stato composto dagli elementi TE. Benissimo. E ovviamente ci sono dei casi particolari, se due insiemi A e B hanno i medesimi elementi, la loro differenza dall'insieme vuoto. E poi è importante anche una proprietà che è relativa alle operazioni tra gli insiemi, e questa proprietà afferma che l'unione tra due insiemi è uguale all'unione dell'intersezione tra gli insiemi, quindi A intersecato qui, intersezione qui, unione, ovviamente. Allora, l'intersezione è questa, poi A meno B è questa parte, unione B meno A è la parte restante, cioè B meno A è questa, A meno B è questa, l'intersezione è questa, e graficamente abbiamo visto che la somma di queste tre quantità è proprio A unione B. Quindi l'unione di insieme A e B è data dall'unione di tre insiemi, l'intersezione di A e B, il complemento di B rispetto ad A e il complemento di A rispetto a B. Complemento, ovviamente, cioè questo insieme differenza si può dire anche complemento. Difatti, un elemento dell'insieme A unione B può appartenere o a entrambi gli insiemi, quindi l'intersezione, o solo all'insieme, ad esempio solo all'insieme A, che è appunto la differenza tra A e B, oppure solo all'insieme B, che è la differenza tra B ed A. Poi ci sono altre regole, che se A è incluso in B, segue che A unione B è proprio uguale a B, perché se A è un sottoinsieme di B, quindi B ha almeno tutti gli elementi di A più altri elementi, è ovvio che l'unione dei due insiemi sia sempre B. Quindi questo è A, questo è B, l'unione tra A e B mi dirà ovviamente sempre B. Un'altra regola, a cui queste sono tutte delle conseguenze di quello che abbiamo appena detto. Ok. Un'altra conseguenza è se A è incluso in B, allora A intersezione B è proprio insieme A. Poi, se sono dati tre insiemi A, B e C, se A è incluso in B, chiamiamo così A, e ormai l'ho scritto così, C è sempre incluso in B, quindi ho due insiemi che sono entrambi inclusi in un secondo insieme che è proprio B. Quindi se A è incluso in C, segue che
B meno A cioè che in realtà va letto al contrario, quindi metto così che B meno C è incluso in B meno A. Questa legge è nota anche come regola di De Morgan. Benissimo. Poi, se vado, ovviamente sia A che C sono inclusi in B, possiamo dire altre questioni, che B meno l'unione tra A e C, che cosa uguale? A B meno A intersezione B meno C e B meno A intersezione C è uguale anche a B meno A unione B meno C. Adesso salto gli esempi, ricordatevi che queste sono le regole di De Morgan. Realtà esiste anche un'altra, diciamo, operazione che si può fare tra gli insiemi, che è il prodotto cartesiano. Quindi, dato l'insieme A e dato l'insieme B, si può anche fare prodotto cartesiano, che in questo caso darà delle coppie di elementi. Allora, le coppie di elementi saranno tutti quegli elementi A e B, tale che A appartiene ad A e B appartiene all'insieme B. Su questo magari vi faccio un esempio perché è un po' più difficile da capirlo così mentalmente. Si è dato A l'insieme composto da 1, 2 e 3 e si è dato B l'insieme composto da 1 e 2. Allora avrò come elementi tutti gli elementi delle coppie di elementi in cui come primo elemento appare un elemento dell'insieme A, quindi ad esempio 1 e anche 1 dell'insieme B. Poi in A esiste anche 2, 1, 3, 1, ma ovviamente abbiamo anche 1, 2, 2, 2. 3, 2. Se rappresentiamo su un piano cartesiano questo prodotto cartesiano tra due insiemi, quindi magari lo vogliamo rappresentare sul piano cartesiano, vediamo che cosa accade. Qui ho il mio insieme A composto da 1, 2 e 3. Qui ho il mio insieme B composto da 1 e 2. Andiamo a rappresentare i punti. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2. Ottengo queste 6 coppie di numeri. Quindi in totale ho 6 elementi, ok, A e B, e il numero degli elementi semplicemente è pari al prodotto tra gli elementi di A e
gli elementi. Andiamo avanti. Diciamo che ci sono diverse proprietà tra gli elementi e gli insiemi, e essenzialmente è importante dire le proprietà riflessive, simmetriche e transitive. La proprietà riflessiva, che ogni elemento A o X di un insieme è sempre in relazione con se stesso, quindi questa è la proprietà riflessiva. La proprietà simmetrica è che per qualsiasi elemento X che è in relazione con Y ne deriva che B, scusate, che Y è in relazione con X. Questa è la proprietà simmetrica. Scriviamolo, va? Perché capisco che ricordarsi e capire tutto solo verbalmente non è facile. Allora, abbiamo che x appartiene all'insieme A e per ogni x appartenente a accade che x è in relazione con se stesso. La proprietà, abbiamo detto, simmetrica. X appartiene ad A e Y appartiene a B. Che cosa segue? Che per ogni X che è in relazione con Y, segue che entrambi i versi Y è in relazione con X. Questa è la proprietà riflessiva. La proprietà transitiva, abbiamo bisogno questa volta di tre elementi e se mettiamo qui proprietà transitiva, ho bisogno di tre elementi x, y e z, scusate se ho continuato a scrivere in verde, cambio colore, e se il primo elemento è in relazione con il secondo è in relazione con il terzo, allora ne deriva che il primo è in relazione con il terzo. Quindi per ogni x, y e z appartenenti all'insieme A, appartenenti, ok, cerco di farlo meglio, cancello, è uscito male. Segue che se x è in relazione con y, y è in relazione con z, allora anche x è in relazione con z. Queste sono le tre proprietà. È anche importante dire che se due elementi di un insieme sono in relazione di equivalenza, essi si dicono equivalenti. E, vabbè, l'insiemistica è una parte, a mio avviso, della matematica che è molto nozionistica. Ovviamente possono essere richiesti anche esercizi, come quello che ho svolto relativo al prodotto tra due insiemi, però in linea di massima, insomma, a mio avviso non sono questioni molto difficili da comprendere. Probabilmente vi annuncio quello che sarebbe interessante inserire casomai nel prossimo video. Nel prossimo video è importante inserire il concetto di funzione, quindi di dominio. Dico dominio, vi dico qualche termine tecnico che poi andremo a, diciamo,
visualizzare e a spiegare meglio sia con esempi che dal punto di vista teorico. In ogni caso, se f è una funzione da a in b o anche un'applicazione da a in b, avviene che per ogni elemento appartenente a esiste un elemento b che appartiene all'insieme b grande. Però probabilmente detto a voce non è proprio semplice da capire. Sarà importante anche fare una distinzione tra, ci sono tre, diciamo, delle funzioni particolari chiamate funzioni surgettive, iniettive e biiettive con due i. Questa parte della matematica di solito si fa, si dovrebbe fare anche le scuole medie, comunque in ogni caso si fa le superiori ed è utile sia agli studenti quanto ai docenti che vogliono prepararsi per il concorso. Infatti credo che caricherò questo video sia come lezione di matematica che come preparazione al concorso. Esistono poi, adesso vi sto facendo un pochettino una esposizione rapida relativa alle funzioni, poi se mi lascerete nei commenti qualche richiesta particolare farò degli esempi o mi addentrerò meglio nello specifico di quello che sto dicendo. Esistono le funzioni composte, allora si supponga di avere degli insiemi x, y, z e w con y incluso in z. Le funzioni invece si indicano con, questi sono insiemi, con le lettere minuscole, siano f e g due funzioni tra questi insiemi, tale che c'è questa relazione tra l'insieme x e l'insieme y, regolati da una funzione, tra l'insieme z, questa sarà g, e W. Ricordo che questo significa anche che ho, se c'è una funzione da x a y, x piccolo appartiene a x grande e segue che f di x appartiene a y. E siccome y è incluso in z, allora accade anche che f di x appartiene a 0. Quindi segue che z tra z e v c'è la funzione g, allora f di x piccolo appartiene a z e g di f di x apparterà all'insieme W, funzione di funzione. Quindi si può considerare una funzione composta
GF e si legge G composto F, e tale funzione si può anche chiamare composizione di G ed F oppure prodotto di G ed F. Quindi A è correlato, scusate, abbiamo chiamato x e w, è relazione, sono in relazione composta, e per ogni x appartenente a x grande, g, funzione g, funzione di x, apparterrà a w. Poi lo scrivo qua sopra, non mi è rimasto più spazio, bisogna parlare della funzione identità, bisognerà parlare della funzione inversa, che ovviamente io sto facendo proprio un'introduzione a questa parte. Sarà importante parlare della cardinalità di un insieme, delle operazioni tra numeri cardinali. Esistono gli insiemi finiti e gli insiemi numerabili. Poi, che altro dire? Che altro mi viene in mente? Beh, io su questa parte non direi tanto, tanto altro. Ovviamente sarà importante accennare anche al calcolo combinatorio, quindi al principio di moltiplicazione, il fattoriale di un numero, e qualche regola sul fattoriale di un numero. Sul fattoriale vi ricordo, oggi sto dicendo veramente tanto, poi bisognerà, se voi facciate vedere, prendete gli appunti, perché sto introducendo tanti elementi. Il fattoriale di un numero, esempio di 10, si scrive così, indica prodotto di 10 per tutti i suoi numeri più piccoli, quindi 10 per 9, per 8, per 7, per 6, per 1. Quindi generalizzando questa formula, n fattoriale equivale a dire che si ha il prodotto di n-1 per n-2 per puntini, 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 n n-2, n-3, n forse conviene che lo metto qua perché vado a decrescere, e qui poi ovviamente dipende dal valore n. Se il valore n sarà 100, sarò 100, 99, 98, 97, fino ad arrivare a 3, 2, 1. Ovviamente 2 fattoriale è uguale a 2 per 1 che è uguale a 2, 1 fattoriale è proprio 1, 0 fattoriale anche è 1. Questa è una definizione. Poi sarà importante parlare delle disposizioni con ripetizioni. Queste sono utili anche nel calcolo della probabilità, le disposizioni semplici, le permutazioni con ripetizione, le combinazioni, le due combinazioni con ripetizione, il coefficiente binomiale. Ovviamente queste cose adesso ve le sto, diciamo, dicendo così. Ve ne sto parlando, però andranno approfondite. Il triangolo di Tartaglia, che poi è anche molto utile per calcolare il quadrato di un binomio, il cubo di un binomio alla quarta, un binomio alla quinta, un binomio alla sesta. Questo
Poi, andando sempre più avanti, diciamo, in questa lezione io ho cercato di parlarvi di insieme, relazioni e funzioni. Poi, sarà importante parlare della geometria euclidea, quindi di Euclide, di quando nasce questa geometria, circa il 300 a.C. Ci sono 13 libri che essenzialmente definiscono gli enti geometrici, il piano, la retta, gli angoli, le semirette, i segmenti, piuttosto che le similitudini, i teoremi di congruenza, i teoremi di similitudine. Ricordo nel decimo libro si parlava insomma di numeri razionali e negli ultimi libri della geometria nello spazio. Poi ci sono tanti teoremi, un teorema molto famoso e molto utilizzato è appunto il teorema di Pitagora, dove dato un triangolo rettangolo composto da un'ipotenusa e due cateti, la somma quadrata, cioè l'ipotenusa al quadrato è pari alla somma quadratica dei due cateti, o anche che l'ipotenusa è pari alla radice quadrata della somma quadratica tra i due cateti. Ci sono i due teoremi di Euclide, il teorema di Talete, e ovviamente è una parte abbastanza lunga, e tutta la parte insomma relativa alla geometria euclidea. Poi vediamo che altro mi viene in mente. Questa parte della geometria euclidea forse prenderà abbastanza spazio per, diciamo, per affrontarla in maniera abbastanza, cioè non troppo sintetica, sia per quanto riguarda gli studenti, sia per quanto riguarda i professori. Poi sarà importante parlare degli insiemi numerici, dei numeri razionali, irrazionali, degli insiemi reali, dei numeri naturali, degli insiemi numeri relativi, insieme Q, insieme R, insieme dei numeri complessi che hanno una parte immaginaria e una parte reale, in cui sarà possibile anche fare le radici con indice pari di numeri negativi, quindi ad esempio la radice quadrata di -2. Ovviamente sarà importante parlare dei vari sistemi di numerazione, quindi binario, fino ad arrivare all'insieme decimale, che è quello che usiamo noi, che è un insieme sia, cioè, posizionale, dove ovviamente il valore di un numero è dato dalla posizione ed è formato ovviamente decimale da 9 numeri che vanno da 1 a 9. Cioè, scusate, da 10 numeri che vanno da 1 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Niente, qui adesso a fine di questa lezione vi ricordo che i miei video sono girati in diretta, che ovviamente ho deciso quindi di non cancellare nessuna parte, di affrontare questi argomenti con voi, di fornirvi questo materiale. È importante, come già mi capita da tempo, se qualcuno di voi volesse aggiungere in sinergia qualche elemento, potrebbe essere una cosa molto bella, quindi lasciate dei commenti. Se qualcuno di voi
si accorge, si dovesse accorgere, mi è capitato, io sto caricando molti video, sto facendo molti video, mi è capitato ad esempio di aver approssimato male un numero e ve ne siete accorti in tanti e io per questo vi ringrazio. Ovviamente sono consapevole che la cooperazione a volte può essere anche una cosa estremamente positiva, quindi mi rendo conto, insomma, che nell'affrontare tanti argomenti mi possa capitare un momento di stanchezza e quindi io possa fare eventualmente anche un errore ed è bello, insomma, vedervi attivi, vedervi propositivi e quindi poter affrontare il tutto anche con una vostra collaborazione e niente, io spero che tutti, ovviamente, se avrò seguito, se avrò mi piace, se avrò tanti iscritti, voi se vi piace, insomma, questo video, se vi piace questa idea, cercate di aiutarmi, di collaborare. E ovviamente i video potranno essere sempre di più, il materiale messo in piattaforma, in questo caso su YouTube, potrà essere sempre più vasto fino ad andare a ricoprire, insomma, non dico tutta la conoscenza umana, però sicuramente per quanto riguarda le materie di matematica, fisica, ingegneria e robotica, ingegneria meccanica e robotica, insomma, si potranno creare, insomma, tante, si potranno fare tante riflessioni e poi io amo sempre non fermarmi solo ai formalismi e all'aspetto nozionistico, ma mi addentrerò, spero, con voi anche su tante riflessioni che sono comunque sinergiche con quello che viene affrontato. In particolare sarà importante, sarà interessante parlare delle metodologie didattiche, perché ovviamente la conoscenza è sempre stata tramandata e coloro che imparano, per coloro che imparano è anche bello e utile a volte saper tramandare quello che imparano nella maniera più efficace a seconda dei contesti. Sarà bello, a mio avviso, anche fare delle valutazioni sociologiche rispetto al contesto, rispetto al contesto ovviamente in cui viviamo, in relazione, insomma, a quello che viene fatto, quando viene fatto, come viene fatto e l'utilità di quello che viene fatto. Quindi sicuramente queste riflessioni saranno importanti. Ovviamente sarà importante anche creare, diciamo, una critica che sovente viene fatta e che i professori di matematica o quando si fanno lezioni di matematica non vengono fatti sufficienti esempi con la realtà. In questa lezione relativamente formale che ho fatto, ovviamente anch'io non ho fatto chissà quanti esempi con la realtà, però ovviamente sarà importante ed eventualmente voi me lo potrete ricordare, fare più esempi possibili con la realtà. E niente, dai, con questo io vi saluto, vi auguro buona giornata o buona serata a seconda dell'orario in cui state vedendo il video. Grazie.